Iniziano i telefilm di Boeing. Forse sto sognando. Perché lo sta abbracciando? Scusatemi, come fate a conoscervi? Non capisco, perché mi portate qui? Questa... Aprite! Aiuto! Calma, Martin, tranquillo. La porta è chiusa e questo vuol dire che sei stato rinchiuso un'altra volta. Qui non c'è nessuno e non c'è assolutamente nulla che possa spaventarti. Respira, sta tranquillo. Aprite, fatemi uscire, vi prego, Thomas! Aprite! Ora verrà la polizia e io andrò in prigione per colpa tua. Io non ci posso credere, sei proprio strana. Mi derubi, mi lasci mezzo nudo e ti lamenti anche. Cosa c'entra questo con l'altra storia? C'entra moltissimo invece. Non c'entra ed nulla. Ed è chiaro che ora pagherai per quello che hai fatto, ti sta bene. Oh, sapessi che paura. Brava, devi aver paura. Che stavolta non sarò io a salvarti. Devi stare attenta, molto attenta, tu non mi conosci. Devi stare attenta, hai capito? Che succede? Fatemi uscire, aiuto! Ticcio! Ticcio! Arriviamo! Ticcio! Aspettaci, Ticcio! Ehi, fermatevi, è inutile. Non lo vedete che questa porta è fatta di legno massiccio? Avanti, non riuscirete mai a romperla. È inutile. Dai. Perché mi guardi così? Attento! Che ti succede? Non mi hai visto? Che ti succede? Sei un po' nervosa, un po' capricciosa. Qual è il problema? Cosa succede a te? Visto che ti piace soddisfare i desideri di una cameriera, che cosa ti sta succedendo? Che cosa mi sta succedendo? Il problema è che sei cieca, ma per favore. Cieca! E non vedi cosa è giusto per te e non sai che cosa è giusto per te. Io sono qua per cercare di prendere e raffare i soldi di tutti. Tutto qua, ecco. Sì, e i miei! Nostri? Ho sentito nostri, io ho sentito nostri. I nostri soldi. Nostri, hai presente la parola nostri? La parola nostri? Ci vuole poco per farti andare in mezzo alla strada o in carcere, perché io so tutto quello che hai fatto, tesoro. Tesoro mio, tesoro mio. Non farmi questo, non è necessario. Non farmi la sedia. Non farmi questo, ti prego. Lollo, non c'è bisogno di dire queste cose. Ah sì? Sai qual è il tuo problema? Che... Eccolo il tuo problema. Forza, cavallino! Delfina sul cavallino! Credi di essere una cowgirl? Sempre di corsa col suo cavallo, mai ferma sulla realtà, sempre a caccia di avventure! Capito? Tu lo sai cosa mi preoccupa? Sai cosa mi preoccupa? Sono arrabbiata perché stai sempre dietro quella lì. Mi rende nervosa, non mi piace, no? Non lo sopporto. Non essere cattivo con me. Non fare il cattivo. Non fare il cattivo! Ti senti meglio? Sì, ti senti meglio, molto bene. Sono contenta. Ma ora ditemi dove vi siete conosciuti. No, noi non ci conosciamo. Ma come? L'hai chiamato Thomas? Sì, però forse è perché ho visto una sua foto a casa e allora... Ah, può essere, certo. E tu? Come fai a conoscere il signor Conte? Ah, è lui il Conte? Sì. Conte, piacere di conoscerla. Non l'ho mai visto. Come sarebbe non l'hai mai visto? Sei corso ad abbracciarlo. È pericoloso abbracciare gli sconosciuti. Ma quando l'ho visto, ho capito che lui ci avrebbe fatto uscire. Tu ci farai uscire, vero? Ecco.
ecco fatto. Perché non l'hai aperta prima? Perché non l'hai aperta? Perché nessuno me l'ha chiesto. Ricordami che ti devo strangolare. Te lo ricordo io. Sì, grazie. Tincio. Eccoci, arriviamo. Per favore, fatemi uscire, non ce la faccio. Tincio, siamo qui, eccoci, adesso apriamo. Apri. Aspetta, per favore, la stiamo per aprire, ecco. Sbrigati! Sta calmo! Aspetta un secondo, per favore. La stiamo prendo, aspetta. Ma è mio fratello lì dentro, no, sbrigati. No, le dita bioniche, devi aspettare, sta calmo. Ma quanto ci vuole ancora ad aprire questa porta? Beh, io mi sono stufata. Ma provaci tu. Tincio! Sì? Allontanati dalla porta, adesso. Bravo. Eccoti, stai bene. Riesci Marty, a respirare, tutto a posto. Marta! Sì. Bene. Scappiamo prima che ci trovino, corriamo! Che sta succedendo, signori? Avete qualche problema? Attenzione col coniglio. La signora Fritzenwalden chiede se deve aspettare fuori o può entrare. Cosa le dico? Non le dica niente. Sai chi se ne importa di quella brutta strega? Perfetto. Le vado a dire che noi stiamo con il conte e non abbiamo... No, ascolta. Dobbiamo parlare con Delfina. No! Dove ci porta, signora? Dove ci porta? Lei non ha ancora chiamato la polizia, vero? Gentele per te, certe idee. Non voglio restare un minuto di più qui dentro, ha sentito? Chiuda quella bocca e cammina. Camminiamo. Ma dov'è il conte? Quando esce? Sono sicura che sta con Flor e sono sicura che Flor gli sta riempendo la testa con un mucchio di quelle sue idee sciocche. Esattamente come farebbe una certa Delfina Santi. Lorenzo! Non mi diverti. Ecco. Bene, sono tutti qui. Avanti, Lorenzo, apparecchia la tavola. Sai cosa? Lasciala stare. Non sprecare tempo con quella strega. Dove sta Thomas? Con il signor conte. Quale signor conte? Con il conte Massimo Augusto Calderon della Oia. Ecco, cosa? Mettilo giù, non ti permetto di toccare i miei fratelli. Franco, mettilo giù. Ma che cosa dici? Massimo è buono. Vieni qui. Franco, io capisco che possa ricordarti brutti momenti, però non è mia intenzione farvi del male. Ah, davvero? E perché? Sei tu ora il tutore della famiglia? Aspetta. Che stai tramando? Che cosa vuoi? È stato Federico. Queste sono soltanto le sue disposizioni. Ma per favore, stai delirando. Federico non lo avrebbe mai fatto. Cosa vuoi, rovinarci? Aspetta, dimmelo. Aspetta, Franco, rifletti. Il conte è l'unico che può togliere i ragazzi da qui. Ma naturalmente tu non lo farai, vero? Rispondile, signor Minimo. Ci aiuterai? Parla! Ci aiuterai a togliere i ragazzi da qui o no? Massimo, per favore, fa che me ne occupi. Io non immischiarti. Non darle retta. Ascolta il tuo cuore. Preparate le carte. Tolgo i ragazzi dall'istituto. Silenzio! Nel nostro istituto, l'unica persona che io riconosco avere piena autorità sui ragazzi è la signora Fritzenwalden. Per questo, lei è l'unica che può farli uscire dall'istituto. Allora è vero che Massimo non può prendere i ragazzi senza il mio permesso? Avanti, allora, è vero o no? È vero, non lo so, Lorenzo non lo sa, per la prima volta non lo sa, non sono il giudice. Ma io non posso fare tutto da sola, devo mettere la Iacozzi nella stanza dei giochi, andare al centro commerciale, fare un sacco di cose, ma non posso per colpa di quei ragazzi! La vasca nella stanza dei giochi, l'idromassaggio nella stanza dei giochi. Sì. E vuoi che i ragazzi ti amino, vuoi che i ragazzi ti amino con la vasca? Ma che parte stai? Non eri dalla mia parte. Non era you and me. You and me. Non eravamo un team. Yeah, dream team. Non eravamo Lollo e Fi.
delfini! Lollo è delfino! Forever and ever tonight! Eravamo così, no? Noi contro il resto del mondo! Dimmi cosa c'è! Aiutami, Lorenzo! Allora aiutami ad aiutarti! Se non ti aiuti, vai a finire in carcere! In carcere!